Gianfranco Vissani. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Chef. Grande buonasera, chef. Buonasera. Si può sapere, caro chef, innanzitutto cosa hai votato alle ultime elezioni? Tu sei sempre uno molto franco, molto chiaro, che non ha peli sulla lingua. Storicamente molto amico di D'Alema, storicamente anche di sinistra quando governava la sinistra. Oggi no. Io ho votato, sono democristiano. E chi hai votato? La Meloni hai votato? Vota chi governa lui. Lui voto, dico io. Chi hai votato? Si può dire chi ha votato le ultime elezioni europee? Lo puoi dire tranquillamente, senza nessun problema. Sì, ho votato la Meloni. Hai votato la Meloni. Come già ti succede, ti è successo nel Ma no, ma perché vedi, balla la pizzica, l'ho vista ballare la pizzica, straordinaria. Beh, la pizzica però l'ha ballata dopo, diciamo adesso. Che tipo, non è importanza quando l'ha ballata, ma è una di lui. Lui aveva annusato, che avrebbe vinto la destra e ha votato la destra. Ma che le dire le cazzate? Cioè, lui pensa che tutti ragionano così, cioè seguendo l'onda. Ma lui, dai, su. Lui votava prima anche la Lega, ha votato. Infatti, ho votato la D'Alema, Lega. Anche D'Alema. Ho votato D'Alema. Ma come si fa? O hai tanta secondo le persone testa, che a me piacciono, secondo le persone che vengono al tuo ristorante, che fratello possa mio. Far bene all'Italia. No, fa bene a te. Un paese no, che faccia bene all'Italia. Sì, ma le tasse non le abbassate, la signora Meloni ancora. Sì, però le abbasserà. Dici le abbasserà. A te questo pensi, giustamente tu pensi a questo quando ci abbassano le questo è legittimo. Scusa, tu quando guadagni 3 milioni già abbassate. Tu quando guadagni 3 milioni di euro l'anno, 4 milioni? Scusi. C'è un'altra domanda di riserva. Perché scusa, la domanda è legittima. 4 milioni di euro, 5 milioni di euro. Quante tasse paghi, per esempio? Quante tasse paghi? Troppe. Troppe, niente, mancuna. Cioè come mancuna? No, le paghiamo. No, tu personalmente sei nulla tenente. Sì. Nulla tu, come tu sei nulla tenente? Cioè sei uno straccione, sei. Sono straccione. Ma com'è possibile che per piacere, scusa, com'è possibile che sei nulla tenente? Davide, con sto occhiale dov'è? Mica c'è il sole qua dentro. No, ti spiego perché mi è venuto si sono gonfiati gli occhi, non so perché. E quindi devo tenere. Scusi, chef, ma veramente lei è nulla tenente, tutto intestato da altre cose. Tutto. Cioè, tu non hai niente in mano di tuo, non hai nulla, casa, macchina, niente intestato da te. Cioè, sei uno straccione praticamente. Formalmente. Sono straccione, infatti dormo alla stazione. Ma scusami, essere nulla tenente significa che tu non c'hai un banco, ma tu dove fare il banco? Niente. Cioè, non c'hai un banco, ma niente, ti intestato da te. Ma è solo contante, c'hai. Ma che conciona anche la lira? Ma come cazzo? Scusa, tu a te piace la signora von der Leyen? Che Ursula potrebbe von der Leyen. No, guarda, la odio. La odio perché è una cogliona nata. No, ma non si può dire, mi sento la Commissione Europea. Se per caso la rivotano, cambio stato. Vado in Sudafrica. Se la incroci tu per strada, che fai? No, io schiaffi. No! Ha messo bollino rosso al parmigiano, falla finita. Ma che vuol dire? Che bollino rosso al parmigiano? No, hanno fatto lo score. Lo score su le cause caloriche dell'Unione Europea. Ascolta, dove ti segnalano le cose un po' più caloriche. Se l'Unione Europea non fanno una costituzione per queste cazzate non c'è bisogno che ce lo dicono loro. Cioè, capito? Vogliamo parlare del tappo della bottiglia dell'acqua minerale? Quella è una roba la Salvini, ma questo ma questo l'ambiente. Mi fa male! Ma fa male le donne! Non sai neanche aprire una bottiglia. Sì, Ma che è successo? Spiegami, perché ti sta sul cazzo sta von der Leyen? Perché non la sopporto, perché ha promosso i snack. Dai, snack. Non sappiamo neanche con quali farine. Ha promosso gli snack. Ma cosa stai dicendo? Ha dato un bollino verde. Il grillo, verde. Queste robe qui. Sì, questa roba. Ma che te frega a te se uno si mangia il grillo? Ma non mi interessa, questi fanno male per la nostra salute. Cioè, noi dobbiamo mangiare il sano. La farina di grillo è sano. La farina di grillo fa male. No, si può provare. Ma io sei una specie problema. Di Lollobrigida tu. Che? Sei una specie di Lollobrigida. No, ascoltami, per esempio, hanno fatto il pranzo. Lollo, ti piace Lollo? Lollo, molto. Lollo. Sì, hanno fatto il pranzo al Presidente della Repubblica. Sì, cioè, io dico. Al G7. Cioè io dico, no? Biden, hai visto Biden? Sì, ma lascia perdere, stava per cascare per terra. No, tu stavi per cascare per terra, che dice? Era lucidissimo, era. Che rincoglionito secondo te Biden. Un po'. Tra Biden e Trump chi fa il tifo per Trump? Tutta per la vita. Trump, io tutta la vita. Trump, ma sì, tutto più so bestia, più a lui gli piace. È vero, bestia era. Ascolta. La Salis ti sta simpatica, però, la Salis? La Salis è anticonformista, è una che fa ribellione. Allora, quindi ti piace un po'. A me? Ma chi sei ancora? Ma come ti permetti? Ma perché parli in questo modo di una deputata europea? Ma lascia perdere, i deputati europei sono tutti comprati lassù, lascia perdere. No, comprati da chi? Che sono gli elettori che hanno scritto, hanno mandati lì. Vabbè. Ma tu che stavi dicendo, scusa? No, io voglio dirti che siccome che stiamo ottenendo il patrimonio mondiale dell'UNESCO, la nostra cucina italiana, ma la cucina italiana non è...
abbinata a questa cucina molecolare, è abbinata alla cucina tradizionale del territorio, territorio. Ce l'hai con lo chef Bottura? No, io non ce l'ho con nessuno, ma che stai scherzando? Non mi interessa. Senti, ma tu l'hai vista la Schlein che sfila al Gay Pride? Ma la sai veramente, bisogna rimanere da dove viene. No, scusami, sopra il carro, sopra il carro del Gay Pride c'era la signora Schlein che cantava insieme a Zanna, insieme agli omosessuali. Ma non sa cantare, dai, sopra. Sì, ma a parte il fatto che non sa cantare, tu ci saliresti su quel carro degli omosessuali o no? Tu ci saliresti o no sopra quel carro? Ma tanto che mi frega, io ho le mutande di ferro. Ma non è che ti insegua da dietro a te, ma che idea hai dell'omosessualità? Ma non sai che sei, sei una bestia. Io ti voglio bene, ma sei veramente una bestia. Come sei? Che sono una bestia? Ma scusami un attimo, in che senso c'è le mutande di ferro? Cioè, perché bisogna stare sempre lontano. Ma sempre da chi? Dagli omosessuali, dici, sempre attenti. Ma dove sempre sei? Ma chi te l'ha detto? Beh, se uno vuole stare lontano, vuole stare lontano. Senti, ma come ti consideri gli omosessuali te? Bravi, brave persone. Il tuo locale immagino sia gay friendly, no? Sempre. Aperto a tutti. Aperto a tutti. Meno male. Ma che faccio? Mandiamo via i gay? Ma che cazzo dici? Ma tu come li chiami soprattutto? Li chiami Froci o li chiami gay? Questo è importante. Io Froci. No, ma ha ragione, lui. Ma se vengo da cena da te, non è che gli dici a Froci che te do da mangiare? Uno fa una parolaccia, se no. Scusami. Io dico, signor Parenzo, cosa vuole mangiare? Perché tu sei per quella onda, capito? Sì. C'è una moglie, vaffanculo. Ma che c'entra quella? Com'è la moglie di Davide? Buona. Ma che ti frega? Andiamo avanti. Scusa, sai che cos'è la sigla LGBTQ? Che significa? No. È la sigla più in voga in questo momento. LGBTQ plus, sai che cavolo? È la sigla che racchiude tutti i movimenti. Ripeti con me, maestro. LGBT. Si devono chiamare Froci e basta. No, non ma come ma no, non è possibile. Ma c'ha ragione lui. Ma c'ha ragione. Ma che cazzo stiamo a parlare? Ma come siamo? Ma perché sei così? LGBT, come la chiamata? LGBTQ plus. Ci sei pure la von der Leyen a mezzo? No, la von der Leyen. A parte che la von der Leyen la voterà anche la Meloni. Te lo voglio dire. Ma io non la voglio la Meloni. La von der Leyen ha finito il suo mandato, deve andare a fanculo. Ma non deve andare da nessuna parte, che è stata il Partito Popolare Europeo. Come si chiama di nome? Come si chiama? Von der Leyen, che cazzo è? Ursula. Ursula. Questi vestitini hai visto? Questi vestitini rosso, blu, giallo. Ma che cazzo se l'ancula? Come? Presidente della Commissione. Ma lascia perdere. Ma tu ti rendi conto che ha fatto il suo mandato e deve andare a fare in culo. Ma adesso la rivoteranno dello chef. Le analisi dello chef. Grandissimo. Almeno sei contro Putin, mi auguro. No. A me non mi Putin e Zelensky sono due persone fantastiche, perché ma non sono sullo stesso piano, però scusa. Ho capito. Però per te sono però se Putin attacca l'Ucraina, perché se gli ha fatto qualche cosa, se non gli ha fatto qualcosa. Ma gli americani soprattutto. Io americani. Non mi faccio spiegare la geopolitica da Vissani. No. Vissani mi può spiegare Netanyahu tutto del cibo, Netanyahu ma non mi faccio spiegare la geopolitica da Vissani. Sì, insomma, a me piace il popolo ebraico. Sì, ma Netanyahu sta facendo lo stronzo quell'altro, però quell'altro chi? Come Hamas, come si chiama? Hamas, sì, Hamas. Secondo me le idee molto confuse. Sì, davvero. Senti, te lo dico io a te. Bella ciao, ti piace Bella ciao? Perché vogliono mettere dopo l'inno italiano, vogliono mettere Bella ciao adesso. Ma mettiamo Verdi, che forse è meglio. Fermi tutti, che io torniamo. Fermi. Voglio concludere con il maestro Vissani, che ci ha detto che utilizza tranquillamente la parola frocio. Ma parlando di una delle cose, a parte che ci devi raccontare una barzelletta, caro maestro, preparati a una barzelletta, la solita, forse quella sui rom, quella più appropriata. Rifacciamola sempre, che mi fa scompigliare. Barzelletta non volgare, però. No, volgarissima. Ma la vera passione dello chef è la figa. Diciamoci la verità. Come? Questa è la tua grande che passione. Beh, è una grande passione. Una grande anche passione. Per te e per Parenzo. Assolutamente. Ma Parenzo, io non ne parlo mai. Parenzo è gay ultimamente. No, non è gay. Non sarebbe denigratorio. Allora, posso rivelare una cosa. Ti sei presentato qui, non dico nomi e cognomi, con una gentile signorina. Sì. Ora, siccome tu. Non italiana. No, ma non dire. Ma fatela fare donna. Dunque, non ti sei fidanzato di nuovo, questa è una notizia, possiamo dire. Ti sei fidanzato? Da quanto tempo poverina. Ti sei fidanzato? Da circa 2-3 anni. Ma lei lo sa? Che 2-3 anni? Sì, è vero. Ma lei lo sa? O a sua insaputa. Scusami, tu avevi sempre un pregiudizio, preferivi le donne col pelo. E ce l'ha. C'ha il pelo. Non voglio dire così. Beh, ragazzi. Non ho capito che ti devo dire. Se c'ha il pelo, c'ha il pelo. Se le piace la donna col pelo, gli piace la donna col pelo. Che ti devo dire? Cioè, a te piace proprio quello folto, giusto? È vero, quello che sa odore di. Vabbè, ma è selvatico. Ma di selvatico. Ma per favore, la radio della Confindustria. Io quando lo guardo e dice una cosa del genere, mi appassiona questo argomento. Ma ho capito, ma abbiamo parlato di politica. È la radio del gruppo del Sole 24 Ore. Perché devi parlare di odori, di peli? Ma tu puoi
volare alto, puoi dire io mi occupo dei soufflé, io ma mi occupo dell'anatra laccata, tu. Ma dai, non dire le cazzate adesso, su. Scusa, tu cinese, sai cucinare cinese o alcune cose cinesi? No, alcune, tante. Cioè, cos'è che cucini cinese? Tutto, tu non conosci un cazzo della Cina. No, questo no, appunto. Tu conosci, cucini anche cinese. Posso chiedere l'ultima cosa, chef? Tu andresti mai a letto con una nera, con una di colore? Ci sono stato. Ci sei stato? Dove sei stato con una di colore? Vabbè, ma lo so, anche a Sanremo. A Sanremo? A Sanremo. Come a Sanremo? Come ti sei trombato una di colore? Ma quando questo? Ma fatela fare tu. Se da tre anni stai con quest'altra, da quant'è che l'hai fatto? Ma sì, l'ho fatto. Però scusami un attimo, c'è una cosa fondamentale che ti voglio chiedere. Non hai mai tradito tu, vero? Beh, sì. No, mai. Mai. Guarda il naso di Pinocchio lì. Guarda il naso di Pinocchio. Che cosa pazzesca, maestro Vissani. E perché ride Cruciani? Perché le cazzate sparate tutto. Non hai mai tradito tu, guardami in faccia, guardami, tolgo anche gli occhiali anche se ci vuole gli occhi. Mai. Chiudiamo con una barzelletta, maestro. Chiudiamo con una barzelletta. Ma quella devi raccontare, quella dei Rom, dai. No, quella dei Rom, no. Sì, raccontami quella dei Rom, dai, chiudiamo. O una nuova. No, quella dei Rom. Ma quella lì che sai, devono uscire marito e moglie, marito e moglie. Sì, quella è bella, anche quella è bella. Vai, sbrigati, qua la radio è veloce, dimmi. Quella marito e moglie? Sì, marito e moglie. Marito e moglie che dice, ma no, usciamo sempre noi, facciamo uscire prima le donne e poi noi, la santa l'ho detta questa. No, vai. Ma che sei scemo che faceva quell'altro? No, dai, fa uscire prima le donne e poi noi. Vabbè, a un certo punto vanno a fare shopping e poi vanno su un paesino dove c'è la sagra delle ciliegie e cominciano a mangiare tante ciliegie. Le donne. Tante. E via, mal de panza. Sì. A un certo punto vanno su, ma questo è buio, questo, non ci vediamo. Non mi frega un cazzo, ho detto, io vado dentro e poi a un certo punto, ma questo è un cimitero, entriamo dentro, che ti frega? Ma io ho paura. Una delle donne, dici? Sì. A un certo punto è entrato dentro, dice, tu con che ti pulisci? Io con le mutande. Oh mamma mia. Dice, tu? Io no. Io, ma che sei matta? Strappa roba. E vanno a casa. L'indomani si incontrano mariti. Oh, la mia è tornata senza mutande. La tua parli? E la mia? La mia mi ha alzato su. Il lenzuolo c'aveva due chiappette dorate, io uscivo a mezzo nastro dalle chiappe, gli amici al bar non ti scorderanno mai. Mio Dio, è una cosa drammatica, io piango, è una cosa maestro terribile. Bissani, grazie.